Il Prince Andrew ha contribuito a rendere il Regno Unito uno zimbello in tutto il mondo. Secondo il presentatore televisivo Jeremy Vine, il Duca di York la scorsa settimana ha risolto un caso di violenza sessuale civile intentato contro di lui negli Stati Uniti da Virginia Giuffer. La signora Giuffer lo aveva citato in giudizio, sostenendo che l'aveva aggredita sessualmente in 3 occasioni quando aveva 17 anni. Punto. Il principe Andrea ha costantemente e strenuamente negato le accuse, la British Royal ha accettato di pagare una somma di denaro non rivelata sia alla signora Giuffer che a un ente di beneficenza per le vittime del traffico sessuale di sua scelta. L'accordo extragiudiziale in linea di principio ha risparmiato al secondo figlio della regina l'umiliazione pubblica di un processo. Punto. Tuttavia, ciò non gli ha impedito di diventare il bersaglio di quello che sembra essere un programma televisivo australiano poco lusinghiero su di lui. E se il video promozionale pubblicato sui social media è qualcosa su cui basarsi, i creatori del programma non hanno tirato i pugni. Pubblicando un videoclip del programma su Twitter, L'Australias 60 Minutes ha scritto, stasera su Cancelletto 60 Minuti. Come la canaglia reale ha schivato un proiettile, ma chi sta davvero pagando per il suo silenzio? Punto. Il video mostra una piccola parte della disastrosa intervista del principe Andrej con Emily Maitlis della BBC, in cui nega di aver mai incontrato la signora Giuffer. Io, punto, non ricordo di averla mai incontrata. Io, ho una condizione medica particolare, si sente dire il balbuziente Duke. Un intervistato viene poi filmato dicendo. Lo scherzo era che avrebbe dovuto avere una porta girevole nella sua camera da letto. Va bene, un uomo di 40 anni con circa 50 o 60 orsacchiotti sul letto. Va bene abbastanza. La clip promozionale ha spinto il signor Vine a utilizzare Twitter e scrivere, siamo diventati uno zimbello. I suoi seguaci si sono affrettati ad aggiungere i propri pensieri.